Buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione di tecnologia. Oggi parleremo delle tecniche di rappresentazione, i diversi tipi di disegno. Il disegno è un modo di esprimersi che accompagna da sempre l'uomo. Le prime forme di disegno, i graffiti degli uomini primitivi, servivano per esempio ad annotare i posti migliori per la caccia e i metodi di cattura. Oggi i disegni, progetti di un edificio o dei pezzi meccanici di un motore servono a dare indicazioni agli operai che devono costruirli. Questi due diversi esempi di disegni servono a dare delle informazioni, sfruttando la capacità dell'uomo di capire attraverso la vista. Il disegno è una vera e propria forma di linguaggio. Esistono diversi tipi di disegno: lo schizzo a mano libera, molto usato per dare agli altri un'idea generale di quello che si vuole mostrare, e il disegno tecnico, utilizzato come guida per costruire oggetti. Il disegno tecnico usa simboli e regole dettate dalla geometria descrittiva, che ci permettono di disegnare su un foglio di carta bidimensionale, due dimensioni, oggetti tridimensionali, tre dimensioni. Questo lo possiamo fare utilizzando diversi metodi. Vediamo quali. Primo metodo, le proiezioni ortogonali. Grazie alle proiezioni ortogonali, l'oggetto da disegnare viene scomposto in tre disegni diversi e viene rappresentato secondo tre diversi punti di vista: dall'alto, piano orizzontale, PO, di fronte, piano verticale, PV, di lato, piano laterale, PL. Vediamo alcuni esempi. Proiezione ortogonale di un parallelepipedo. La visione dall'alto prende anche il nome di pianta, la visione di fronte prende anche il nome di prospetto, la visione di lato prende anche il nome di fianco. Proiezione ortogonale di una piramide a base quadrata: pianta, prospetto, fianco. Secondo metodo, le assonometrie. Grazie alle assonometrie è possibile disegnare una figura tridimensionale su una superficie, ma a differenza di quello che succede nelle proiezioni ortogonali, l'oggetto si raffigura intero in un disegno unico. Esistono diversi tipi di assonometrie a seconda degli angoli compresi tra gli assi di riferimento X, Y e Z. Vediamo quali sono. Assonometria isometrica. In questo tipo di assonometria, gli assi formano tutti degli angoli della stessa ampiezza, di 120 gradi. Isometrico deriva dal greco che significa stessa misura. Assonometria monometrica. In questo tipo di assonometria, gli assi X e Y formano un angolo di 90 gradi, angolo retto. Assonometria cavaliera. In questo tipo di assonometria, gli assi X e Y formano un angolo di 135 gradi, mentre gli assi X e Z un angolo di 90 gradi, angolo retto. Terzo metodo, la prospettiva. La prospettiva serve soprattutto a mostrare un oggetto come lo vede il nostro occhio. La realizzazione di questa tecnica risulta più complessa ed elaborata rispetto alle proiezioni ortogonali e alle assonometrie. La prospettiva è spesso utilizzata nel disegno architettonico, urbanistico e per oggetti di design. Esistono diversi tipi di prospettiva. Prospettiva accidentale. L'oggetto disegnato è come se si trovasse di scorcio, cioè in posizione d'angolo. Questa prospettiva è utilizzata soprattutto per rappresentare edifici esterni. Prospettiva centrale. L'oggetto disegnato è come se si trovasse di fronte ai nostri occhi. Questa prospettiva è utilizzata soprattutto per rappresentare ambienti interni. Prospettiva obliqua o a quadro inclinato. L'oggetto è disegnato come se si trovasse a ridosso dell'osservatore.
Questa prospettiva è utilizzata soprattutto per rappresentare grattacieli ed edifici molto alti. Grazie a tutti per l'attenzione. Prima di lasciarvi vorrei rivolgere un grande saluto a tutti gli studenti delle classi di primo livello della Casa Circondariale della Spezia. Ciao ragazzi, dalla Prof. Claudia. Buongiorno. Oggi impareremo dei termini che riguardano l'ambiente. La biosfera è la parte della Terra in cui ci sono le condizioni che permettono la presenza di organismi viventi, sia piante sia animali. La biosfera può essere divisa in ambienti naturali, gli ecosistemi. Per capire cos'è un ecosistema, dobbiamo pensare all'oikos, casa, e alle persone che la abitano, alle piante, agli animali e agli oggetti. Nell'ambiente, gli elementi viventi, piante, animali, funghi, organismi unicellulari, stabiliscono delle interazioni con gli elementi non viventi, sole, suolo, aria, acqua. Il bosco, il fiume, il mare sono esempi di ecosistemi. In un ecosistema ogni tipo di pianta o animale vive in uno spazio preciso chiamato habitat. La nicchia ecologica è il compito preciso che ogni vivente svolge all'interno dell'ecosistema. Dopo aver appreso tutti questi nuovi termini, facciamo un viaggio immaginario alle Seychelles, dove visiteremo Mahé, Praline, La Digue e Daride. Vecchie case coloniche hanno il tetto fatto di foglie di palma. Un ragno delle palme sta tessendo la tela. È un esemplare femmina. La vegetazione spontanea che cresce lungo le rive del mare. I blocchi di granito frammisti a sabbia. La vegetazione spontanea delle Seychelles, con il coco de mer, palma endemica di Praline e Curieuse. Qui vediamo un esemplare femmina. In queste immagini vediamo una pianta di vaniglia. Qui la cannella, che cresce spontanea. E da Praline ci spostiamo ad Aride. Aride è una riserva integrale, non esiste un porto e per sbarcare il gommone si deve incagliare nella sua spiaggia. Durante la prossima lezione visiteremo Aride. A presto per la prossima lezione.
Ciao, parliamo oggi del volto di Gesù nel cinema. Gesù Cristo è il personaggio più rappresentato al cinema. Ad oggi sono più di 300 i film che trattano della vita di Gesù. Il perché è dovuto a due ragioni. La prima ragione è che la storia di Gesù è una storia universalmente nota. Chiunque va al cinema conosce già la sua storia nelle linee essenziali: la nascita, la predicazione, la morte sulla croce e la risurrezione. La seconda ragione, ancora più interessante, è che i quattro racconti evangelici si prestano a una drammaturgia filmica, cioè i quattro racconti, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, costituiscono una narrazione potente, una storia molto forte. Per poter comprendere però il passaggio dal Vangelo al cinema, è necessario fare una precisazione. Tutte le opere realizzate sulla vita di Gesù, anche nell'arte, non solo nel cinema, sono il frutto di una traduzione da un linguaggio a un altro. Il Vangelo, i quattro Vangeli e in generale i racconti biblici sono testi letterari. Mentre invece ciò che noi vediamo al cinema è il frutto quindi di una rappresentazione che è una rappresentazione legata a un linguaggio diverso da quello della parola, che è appunto il linguaggio dell'immagine. Nell'arte si parla di immagine iconica, nel cinema si parla di immagine tecnica. Moltissimi autori hanno lavorato sulla vita di Gesù Cristo. Quello forse più noto è Pierpaolo Pasolini. Pasolini ha realizzato uno dei film più importanti sulla vita di Gesù, che è il Vangelo secondo Matteo. È un film del 1964 e in questo film Gesù è un personaggio per Pasolini che è sicuramente stato un personaggio straordinario, ma era pur sempre un uomo. Tuttavia, quando gli fu chiesto se lui credeva in Dio, Pasolini rispose in una frase abbastanza complessa. Disse: io non credo in Dio, ma non credo in Dio, cioè dire che non credo in Dio, non è neppure esatto. Cioè è una persona che è sempre stato in ricerca. La sua letteratura, i suoi film, erano sempre il frutto di una ricerca, della ricerca di un qualcosa. E quindi io non mi sento di escludere che anche questo suo film sulla vita di Gesù, che è un film straordinario tra l'altro, non fosse in realtà legato a questa sua profonda ricerca dell'essere umano e del divino. Un altro grande autore che ha lavorato sulla vita di Gesù è Franco Zeffirelli, con il suo Gesù di Nazareth. Questo è un film che dura 6 ore, di fatto è uno sceneggiato. Zeffirelli, che era un grande esteta, era un grande autore, non solo del cinema, ma anche del teatro, dell'opera lirica, ha voluto tantissimi grandi attori per interpretare questo sceneggiato. L'unico attore non famoso era l'attore che faceva Gesù. Chiaramente Zeffirelli si pone in maniera diversa rispetto a Pasolini. Pasolini ha voluto realizzare un'opera tratta da uno solo dei Vangeli in un film che dura 2 ore e mezza. Zeffirelli, per poter realizzare il suo film su Gesù, ha preso spunto intanto dai quattro Vangeli, ma anche dai cosiddetti Vangeli apocrifi. La parola apocrifo deriva dal greco apocryphos, vuol dire nascosto. Zeffirelli trae da questi testi una sceneggiatura per realizzare appunto questo film lunghissimo. Il risultato però è un film comunque straordinario. Se Pasolini tratta Gesù come un uomo in ricerca, Zeffirelli si occupa della vita di Cristo da credente. Il terzo caso è quello di Mel Gibson, che realizza nel 2004 The Passion, la Passione di Cristo. E vi ho chiesto di sentire varie opinioni in merito a questo film. Cioè è un film che ha diviso il mondo cattolico. Da una parte molti sacerdoti dicevano che era bellissimo, proprio perché in questo passaggio appunto dal testo evangelico alla rappresentazione filmica Gibson ha centrato quello che era il mistero della passione. Altri dicevano che era semplicemente un film violento e che non era giusto rappresentare tutta questa violenza di fronte al tema del sacro. Mi posi in maniera neutrale all'inizio. Poi, fino a qualche anno fa, capii che forse il film di Gibson poteva essere valido, perché, come sostenevano i sacerdoti, molti sacerdoti nel 2004, questo passaggio
dal testo, quindi dalla parola al film, riesce a evidenziare effettivamente quello che è il mistero della sofferenza di Gesù. Infatti gli ultimi 30 secondi del film, quelli della risurrezione, servono a giustificare quanto visto nell'ora e mezza precedente. Barabba. Barabba è un film del 1961 in cui Gesù non è al centro della storia, ma diventa la parte fondamentale del sistema narrativo. Il protagonista è Anthony Quinn, che il grande pubblico conosce per aver interpretato La strada di Federico Fellini, ma insieme a lui vi erano Vittorio Gassman, Silvano Mangano, Jack Palance, Ernest Burnine, Arnold Foix. Secondo il romanzo, da un autore si chiamava Paul Langenfist e aveva ricevuto il premio Nobel per la letteratura nel 1951. Peraltro, ai dialoghi italiani di questo film, Barabba ha collaborato anche Salvatore Quasimodo. Barabba riprende la sua vita violenta, ritorna a fare il brigante, poi viene arrestato, viene condannato ai lavori forzati nelle miniere, passano 20 anni, si trova incatenato a uno schiavo convertito al cristianesimo, riescono a uscire dalle miniere, lui e Sack, quello è il nome dello schiavo, vengono portati a Roma, dove diventano entrambi gladiatori. Sack professa la sua fede, viene ucciso, Barabba poi viene liberato dall'imperatore Nerone per aver vinto il combattimento all'interno del circo, si incontrerà con l'apostolo Pietro, che in realtà aveva già conosciuto ai tempi della morte di Gesù, e morirà sulla croce da cristiano. Ora, è un film molto interessante perché, come dicevo, la storia raccontata è possibile. Non è storicamente accertata, nulla di storico, però è possibile che Barabba, nel corso della sua esistenza, avesse avuto un grande conflitto interiore per, appunto, per la persona che è stata uccisa al posto suo. Inoltre è un film importante anche per la teologia. In questo film vengono evidenziati in maniera molto esplicita quelli che sono i segni pasquali della morte e della risurrezione, attraverso la luce e le tenebre. Una delle sequenze più importanti, quella della morte di Gesù con il buio che si manifesta sulla terra, è stata girata durante un'eclissi a Roccastrada, una località in provincia di Grosseto. Forse nessun film come Barabba riesce a manifestare il contenuto teologico della Pasqua. Tra gli attori, tra i grandi attori che hanno lavorato a questo film, penso sempre a Vittorio Gassman. Vittorio Gassman, che in quegli anni faceva delle parti che erano brillantissime, ha fatto i solisti ignoti, avrebbe girato Il sorpasso, oppure qui interpreta un ruolo da comprimario, interpreta questo schiavo convertito al cristianesimo e lo fa anche molto bene, tra l'altro. Sappiamo che Gassman ha avuto una vita molto complessa, cioè grandi successi in teatro, nella sua vita privata alla fine si è riavvicinato alla religione. Nell'ultima parte della sua vita Gassman è morto nel 2000, il 29 giugno del 2000, quindi nell'anno giubilare, lui in qualche modo si è riavvicinato a Dio, come Pasolini, un uomo che per tutta la vita è stato in ricerca. Ora, il mio pensiero, quando penso appunto a Gassman, quindi agli ultimi momenti della sua vita in cui si era riavvicinato alla religione, Gassman lavorava molto sui suoi personaggi. E quindi non è escluso, ma è una mia ipotesi, che questo percorso di ricerca fosse iniziato già nel 61, quando ha interpretato questo personaggio. Un altro modo di rappresentare Gesù al cinema è proprio quello di collegare l'arte al mezzo filmico. C'è riuscito un regista polacco nel 2011, Lech Majewski, che era riuscito a rappresentare un quadro vivente. Il quadro è La salita al Calvario, 1545, di Peter Bruegel, quindi siamo praticamente negli anni della Riforma. Sappiamo che con la Riforma protestante l'unità dell'Europa viene praticamente spaccata. Questo quadro, La salita al Calvario, quindi siamo ancora in un ambito pasquale, in un tema pasquale, viene riportato nel cinema attraverso una tecnica digitale che è quella dei tableau vivants, cioè dei quadri viventi. Si è riusciti a partire da immagini statiche, quelle del quadro, per arrivare a veri e propri personaggi in movimento.
quelle appunto che noi effettivamente vediamo nel film. Quindi l'arte e il cinema che convivono attraverso le tecniche digitali. Il film si chiama appunto I colori della passione, The Mill and the Cross, il mulino e la croce. Il modo più interessante per rappresentare Gesù Cristo al cinema è quello di realizzare delle storie contemporanee, cioè delle storie in cui la figura di Gesù non è richiamata direttamente, ma è presente nei contenuti. Uno di questi è Il figlio. È un film del 2002 di Jean-Pierre e Luc Dardenne, due grandissimi registi belgi, che vengono dal documentario e richiamano appunto la realtà e l'essere umano nei luoghi veri. Di cosa parla questo film? È la storia di un uomo che insegna falegnameria, quindi insegna in una scuola professionale che accoglie però ragazzi che hanno un passato problematico. Un giorno arriva al centro un ragazzo appena uscito dal riformatorio. Cosa aveva fatto questo ragazzo, questo giovane? Questo ragazzo aveva ucciso un bambino molti anni prima per rubare un autoradio. Quindi da subito si scopre che il bambino è il figlio del protagonista, di Olivier, dell'insegnante. Che cosa fa l'insegnante appena si ritrova davanti a questo ragazzo? Fa qualcosa di inusuale, di incredibile. Lui decide di accoglierlo nella sua scuola. Perché? Perché lui dice: voglio insegnargli il mio mestiere, perché insegnandogli un lavoro io posso dargli una seconda chance. Attraverso il lavoro io voglio rieducare questa persona. Tuttavia, per tutto il film, l'uomo non nasconderà la sua sofferenza. Ecco la passione, ecco i segni cristologici presenti in questo film laicissimo. Quindi i segni cristologici della sofferenza, cioè quest'uomo si trova davanti la causa del male legato alla sua vita, del male che circonda la sua vita, quindi i segni cristologici della sofferenza, della misericordia, quindi a un certo punto arriva il perdono, ma anche della croce, il legno della croce, la figura stessa del falegname, che richiama sia San Giuseppe sia poi gli anni giovanili di Gesù. Concludiamo questa lezione con una curiosità. 50 anni fa usciva Jesus Christ Superstar. È un musical che prima di arrivare al cinema è stato portato in teatro. Quando il film uscì in sala, molti dissero che era un film praticamente fuori dal normale, un film girato con molta libertà, sia nell'interpretazione del Vangelo, sia appunto nella libertà espressiva. Eppure proprio i credenti difesero questo film. Come il film di Pasolini fu attaccato dai marxisti e difeso dai cattolici, anche questo film fu difeso dai credenti. Perché? Perché al di là della libertà artistica e della libertà interpretativa del Vangelo, comunque queste persone, questi autori, questo film ha ricordato ancora una volta l'attualità della figura di Gesù Cristo. Buongiorno, oggi parliamo di un'operazione matematica che si chiama potenza. Impareremo a conoscere i termini e anche a eseguire questa operazione. La potenza è un modo per abbreviare la scrittura di alcune moltiplicazioni. 2 per 2 per 2 per 2 si legge 2 alla quarta ed è uguale a 16 ed è la potenza. 2 alla quinta è uguale a 32. 32 è la potenza, 2 è la base e 5 è l'esponente. Se l'esponente è 2, la potenza è detta alla seconda o al quadrato, 5 alla seconda o 5 al quadrato. Se l'esponente è 3, la potenza viene detta alla terza o al cubo, 4 alla terza o 4 al cubo. Se l'esponente è 0, la potenza è sempre uguale a 1. Se
se l'esponente è 1, la potenza è uguale alla base. Se la base è 1, la potenza è sempre uguale a 1. Se la base è 0, la potenza è sempre uguale a 0. Ricorda, 0 alla 0 non ha significato. Se la base è 10, la potenza è 1 seguito dal numero di zeri indicato all'esponente. E adesso qualche esercizio. 2 alla terza uguale a 8. Qual è la base? Qual è l'esponente? Qual è la potenza? Le proprietà delle potenze servono per rendere i calcoli più veloci. Le proprietà delle potenze si usano solo con il prodotto o il quoziente fra due potenze. Applichiamo la proprietà del prodotto di potenze con la stessa base e sommiamo i due esponenti. Proprietà quoziente di potenze con la stessa base, facciamo la differenza fra i due esponenti, sottrazione. Proprietà potenza di potenza, eseguo la moltiplicazione fra i due esponenti, 2 per 3. Prodotto di potenze con lo stesso esponente, moltiplicazione delle basi elevato all'esponente comune. Proprietà quoziente di potenze con lo stesso esponente, eseguo la divisione delle basi elevato all'esponente comune. Attenzione, non posso applicare la proprietà delle potenze quando ho l'addizione o la sottrazione fra due potenze. Nel caso di addizioni e sottrazioni di potenze, eseguo le singole potenze e poi faccio la loro addizione o sottrazione. In questi casi possiamo applicare le proprietà delle potenze? Sì, perché sono prodotto e quoziente di potenze con la stessa base. E anche in questo caso dove abbiamo il prodotto e il quoziente di potenze con lo stesso esponente. E adesso tocca a voi ragazzi, ecco alcuni esercizi che potrete svolgere sul vostro quaderno. E la prossima volta inizieremo proprio dalla correzione di questi esercizi. Grazie a tutti e alla prossima lezione. Buongiorno, oggi parleremo delle quattro operazioni e impareremo il nome dei termini delle operazioni. Addizione 5 addendo più 10 addendo uguale 15 somma o totale. Sottrazione. Dieci minuendo meno sette sottraendo uguale tre, differenza o resto. Moltiplicazione. Oppure la possiamo scrivere anche. Dieci fattore per 3 fattore uguale 30 prodotto. Divisione. 15 dividendo diviso 3 divisore uguale 5 quoto quoziente.
Buongiorno e bentornati per una nuova lezione di matematica. Oggi parleremo delle espressioni aritmetiche. Le espressioni aritmetiche sono un insieme di numeri legati tra loro da segni di operazione. 7 più 4 per 6 meno 2 per 5 meno 11 uguale. Possono essere racchiuse da parentesi, tonde, quadre, graffe. Il calcolo corretto del valore di un'espressione, ossia il risultato, si ottiene svolgendo le operazioni e rispettando precise regole. Analizziamole. Un'espressione è l'elenco delle operazioni che risolvono un dato problema. L'elenco delle operazioni è ordinato. Per esempio, l'espressione 12 più 3 per 10 uguale potrebbe risolvere questo problema. Vado in cartoleria e compro una scatola di pennarelli da 12 euro e 10 penne da 3 euro. Quanto spendo? Per capire meglio l'ordine di esecuzione potremmo scriverla così. 12 più 3 per 10 e 3 per 10 racchiuso tra parentesi. Se invece comprassimo 10 scatole di pennarelli e 10 penne, le operazioni sarebbero le stesse, ma l'ordine cambierebbe in questo modo. Prima devo calcolare 12 più 3 e poi moltiplicare il risultato per 10, cioè 15 per 10 uguale 150. I matematici cercano sempre di risparmiare tempo e penna, perciò si sono accordati e hanno deciso che quando una parentesi deve racchiudere una moltiplicazione o divisione, la pensano senza scriverla. Invece la scrivono quando deve racchiudere un'addizione o una sottrazione. Regole per risolvere un'espressione senza parentesi. Si eseguono prima le moltiplicazioni e divisioni, una dopo l'altra, nell'ordine in cui sono scritte, da sinistra a destra. Poi si eseguono le addizioni e le sottrazioni, una dopo l'altra, nell'ordine in cui sono scritte, da sinistra a destra. 15 diviso 5 più 4 per 3 meno 8 più 20 diviso 4 per 2 uguale. Andremo a fare prima questa divisione, poi, sempre durante lo stesso passaggio, 4 per 3 e 20 diviso 4. Otterremo 3 più 12 meno 8 più 5 per 2. A questo punto dobbiamo svolgere questa moltiplicazione 5 per 2. Il risultato sarà 3 più 12 meno 8 più 10. Proseguo. Svolgo ora le operazioni che sono rimaste, le addizioni e le sottrazioni. Quindi inizio nell'ordine da sinistra a destra, prima andando a calcolare 3 più 12 15 e poi riscrivo 8 più 10. Nel passaggio successivo posso calcolare 15 meno 8 più 10 e otterrò 17. I vari tipi di parentesi. Abbiamo detto che le parentesi possono essere tonde, quadre oppure graffe. Le espressioni con parentesi. Regole per risolvere un'espressione con parentesi. Si eseguono prima le operazioni dentro le parentesi tonde, seguendo le regole per le espressioni senza le parentesi che abbiamo visto in precedenza. Poi, sempre con le stesse regole, le operazioni dentro le parentesi quadre. Alla fine, le operazioni dentro le parentesi graffe,
Le parentesi si tolgono quando sono state eseguite tutte le operazioni e dentro le parentesi è rimasto solo un numero. L'espressione con le quattro operazioni e con le parentesi. 2 più aperto parentesi graffa aperto parentesi quadra 20 diviso aperto parentesi tonda 2 più 3 chiusa parentesi tonda chiusa parentesi quadra per 3 meno 9 chiusa parentesi graffa per 4. Durante il primo passaggio dovrò svolgere l'operazione che si trova all'interno delle parentesi tonde 2 più 3 e otterrò come risultato 5. Posso togliere le parentesi tonde perché è rimasto solo un numero. Continuo, a questo punto svolgo le operazioni dentro le parentesi quadre e otterrò il seguente risultato. 4, togliendo le parentesi quadre, il 4 sarà poi moltiplicato per il 3 e otterremo questo risultato. Continuando con le parentesi graffe, otterremo 12 meno 9, 3 e 3 per 4, 12. 2 più 12 sarà uguale a 14. Grazie a tutti e a presto per la prossima lezione. Oggi parleremo degli enti geometrici fondamentali della geometria euclidea. Euclide, matematico greco che visse intorno al 300 a.C., introdusse gli elementi geometrici fondamentali. Euclide, il padre della geometria, vissuto agli inizi del III secolo a.C., è noto soprattutto per i suoi elementi, una vasta raccolta in cui espone i concetti fondamentali della matematica greca del tempo. Gli elementi sono stati la pietra angolare di tutta la matematica successiva e un paradigma di rigore dimostrativo. Per secoli e secoli lo studio della geometria cominciava con l'opera di Euclide e generazioni di matematici si sono sforzati di perfezionarla. Da questo impegno secolare sono nate nuove costruzioni geometriche e logiche che hanno notevolmente influito sulla cultura filosofica e scientifica. Gli enti geometrici fondamentali sono il punto, la retta e il piano. Il punto. Il punto indica una posizione nello spazio. Ha dimensione nulla. Cosa significa avere una dimensione nulla? Significa essere infinitamente piccolo. Si indica con una lettera maiuscola dell'alfabeto A, B, C. Quando due punti D e E occupano la stessa posizione, si dice che i due punti coincidono. Questa scrittura la leggeremo: il punto D coincide con il punto E. L'insieme di tutti i punti che esistono prende il nome di spazio. La retta ha lunghezza infinita nei due versi che rappresentiamo con delle linee tratteggiate. Queste sono le linee tratteggiate che voi vedete rappresentate per la retta R. Ha spessore nullo. È un insieme infinito di punti allineati e si indica con una lettera minuscola dell'alfabeto R, S, T. Rette complanari. Due rette complanari che appartengono allo stesso piano possono essere incidenti se hanno un punto in comune, quindi coincidenti se hanno tutti i punti in comune, parallele, come in questo caso la retta M e N, non hanno punti in comune, quindi diremo la retta M è parallela alla retta N. Il piano ha due dimensioni infinite, la lunghezza
la larghezza, lo spessore della superficie è nullo. Il piano lo possiamo immaginare come un foglio da disegno esteso all'infinito e si indica con una lettera dell'alfabeto greco, alfa, beta, gamma, quindi diremo piano alfa, piano beta e piano gamma. In questo caso nel piano alfa vediamo rappresentate la retta R, i punti A, B e C. Quante rette passano per un punto? Per un punto A passano infinite rette, che vengono definite fascio di rette. Quante rette passano per due punti? Per due punti A e B passa una e una sola retta. Quante rette passanti per tre punti posso disegnare? Per tre punti allineati A, B e C passa una e una sola retta. Per tre punti non allineati E, F e G non passa alcuna retta. Quanti piani passano per una retta? Infiniti e si definiscono fascio di piani. Quanti piani passano per tre punti non allineati? In questo caso nel piano alfa abbiamo disegnato i punti A, B e C e vediamo che passa uno e un solo piano. Osserva la figura e rispondi. Proviamo a fare questi esercizi. Sono più i punti della retta R compresi tra A e D oppure quelli compresi tra B e D? Rispondi con attenzione motivando la risposta. Cosa vediamo? Che tra A e D troviamo i punti B e C, tra B e D il punto C. Sono più punti compresi tra A e D perché ci sono due punti B e C. Vero o falso? Osserva la figura e il verso di percorrenza. Il verso è indicato dalla punta di questa freccia. Indica per ciascuna affermazione se vera o falsa. Quindi vediamo, abbiamo rappresentato il punto A, B, C, D ed E. A precede sia B sia E. È vero? Sì, è vero. Corretta questa affermazione. C segue D. Falso, perché C precede D. D è preceduto da B. Vero. Eccolo. E segue tutti gli altri punti rappresentati sulla retta. Vero. Sempre la stessa figura, continuiamo con altre affermazioni. B è compreso tra A e C. Vero. C è compreso tra D ed E. Falso. E segue B. Vero. E non è preceduto da D. Falso. E con questo esercizio abbiamo concluso la nostra lezione. A presto